Allora, eccomi qua con Francesca e Matteo. Loro sono usciti dal Grande Fratello 11, correggetemi se sbaglio, giusto? E il vostro amore è nato proprio dentro la casa. Allora, com'è stato vivere questo amore in casa e poi viverlo al di fuori delle telecamere? Ovviamente, essendo un'esperienza unica, è stato straordinariamente diverso. E ci siamo avvicinati e intesi nella casa. L'amore è qualcosa che si costruisce pian piano. Credo che adesso, dopo un anno e un mese che stiamo insieme, si stia creando la base per un amore duraturo. E quindi è uguale, è la stessa cosa, perché l'intesa fra entrambi è rimasta sempre la stessa. Non è cambiato nulla, la verità è che non è cambiato nulla. No. Meno dolori di ginocchio, perché in casa l'amore fa fare... Che fai? Non ho capito. Ma scusa, quale è più comodo? Certo, non lo metto in dubbio. Guarda, il nostro amore è stato coronato da una capanna il 14 novembre 2011. Boh, proprio se devo dirla tutta. Comunque sì, stiamo molto bene. No, veramente, a parte complimenti come coppia, siete una bella coppia entrambi. Senti, allora, per quanto riguarda, diciamo, il lavoro, cosa state facendo con... Allora, siamo coinvolti entrambi nel mio progetto, che è quello del nuovo album, e il progetto di Miss Maria, che è il mio... Canti, no? Suoni anche? Sì, sono una cantautrice, sono da 15 anni e ho fatto il Grande Fratello per promuovere la mia musica. Brava! Come strada alternativa, un po' particolare, un po' scomoda per la musica, ma l'abbiamo fatto entrare comunque. E quindi stiamo preparando il progetto di Miss Maria, che è un progetto, è una macchina da guerra non ancora innescata. Allora, per chiudere, quali sono per voi i piaceri della vita? Facciamo rispondere prima a Matteo. I piaceri della vita sono, per me, per il momento, vivere in Salento. Devo dire che ho ritrovato un me stesso molto più tranquillo, molto più preparato a godermi la vita. Prima stavo con mille cose che mi stressavano un po' e ho trovato una tranquillità. Con una donna così e un posto come il Salento... Tienitelo stretto, questo. Lo so, il mio piacere della vita è lui e amo molto le cose in casa, semplici, e quindi mi piace avere le cose fresche in casa da cucinare e da mangiare, quindi quelli sono i piaceri che rimangono per sempre nella vita, oltre ai lustrini e le pagliette dello spettacolo. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a te. Ciao.